Seguire Gesù è la cosa più bella. Cristo risorto, buona giornata carissimi amici. Accogliamo con grande gioia la parola di Dio che oggi ci viene data dal Vangelo secondo Matteo 13, 44, 46. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo. Un uomo lo trova e lo nasconde, poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Il regno dei cieli è simile a un mercante che va in cerca di perle preziose. Trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra». Amen. Carissimi, oggi abbiamo ascoltato altre due parabole dal Vangelo secondo Matteo. E queste due parabole, del tesoro nascosto nel campo e della perla preziosa, ci sono solo nel Vangelo secondo Matteo, mentre in Luca e in Marco non sono citate. Quindi queste due parabole sono tipiche ed esclusive soltanto di Matteo, che ci presenta il regno di Dio con questa similitudine del tesoro nascosto in un campo e di una perla preziosa di grande valore. Da un lato, un uomo trova un tesoro che era nascosto in un campo, lo nasconde, vende tutto quello che ha, compra il campo insieme a quel tesoro. Dall'altro aspetto, un mercante che va in cerca di perle preziose e trova quella perla più bella che potesse trovare. Vende tutto per comprarla. Allora, in che cosa noi oggi possiamo comprendere queste due parabole, queste due similitudini? Perché se la parola di Dio non tocca la mia vita, il mio cuore, il mio vissuto quotidiano, fratelli e sorelle, allora la mia vita da cristiano non ha senso. Dobbiamo far sì anche oggi che questa parola mi possa parlare, mi possa far agire secondo il volere di Dio. E Dio oggi mi dice che abbiamo bisogno di cercarlo. C'è una grande necessità di andare in cerca di Lui. E cercare Dio, cercare il suo regno, fratelli e sorelle, significa trovare la cosa più preziosa. Noi oggi alcune similitudini forse non le possiamo comprendere come al tempo di Gesù, dove era a volte una consuetudine in certi luoghi, in certe zone desertiche, trovare dei tesori nascosti a causa delle guerre e anche trovare delle perle preziose, essendo un luogo in cui molto spesso poteva accadere questo fatto. Ecco che noi oggi possiamo, alla luce di queste due parabole, comprendere quanto Dio vuole manifestarsi nella nostra vita come la cosa più bella, la cosa più preziosa, la cosa più stimata. E come coloro che cercano Gesù, cercano il suo regno, lo trovano. Perché questo tesoro si dice che è nascosto, ma non perché Gesù si nasconda, ma perché io devo cercarlo. Quante volte le persone dicono: se Dio c'è, deve farsi vedere, ma io non lo vedo, quindi non c'è. Invece lo dobbiamo cercare e Lui si fa trovare, fratelli e sorelle. Questa è la buona notizia. Dio sembra nascosto, ma in realtà è lì che mi aspetta. E quando io lo trovo, sperimento che Lui è il mio tutto. Sperimento che c'è una gioia vera. C'è una pienezza. E al confronto suo tutte le cose non hanno quella importanza, quel valore.
Ecco perché chi lo trova vende tutto. Non significa una scelta ascetica. Molliamo tutto e seguiamo il Vangelo. Ma che cos'è? Che cos'è questo? Forse un tempo c'è stata un'epoca in cui, ok, si dava via tutto per seguire Cristo. Ma oggi vendere tutto significa mettere al primo posto, il posto che gli spetta, il nostro tesoro prezioso. La perla preziosa è Gesù. E io voglio che la mia vita ruoti attorno a Lui. Amen. Ecco che quando allora lo cerco, Lui si fa trovare, io vendo tutto, in me viene la pienezza della gioia. Ecco perché il cristiano che ha cercato Cristo e lo ha trovato e ha venduto tutto e ha messo tutto da parte perché sa che in Cristo ogni cosa ci viene donata dall'alto, il cristiano è pieno di gioia. Se un cristiano non ha la gioia, significa che ha cercato poco o se ha trovato Gesù a volte lo abbiamo messo da parte, ma se lo mettiamo al centro della nostra vita. Ecco il perché del nostro saluto ogni giorno quotidiano: Cristo è risorto. Significa Cristo è la perla preziosa. Cristo è il mio tesoro prezioso e tutto ruota attorno a Lui. Non è Cristo che deve ruotare attorno a me, ruotare attorno ai miei problemi e alle mie difficoltà. Allora sì che non c'è la gioia. Ma se io invece ruoto attorno a Cristo, viene la gioia. Amen. Signore Gesù, noi ti vogliamo benedire oggi e ringraziare per la tua presenza. Ringraziare perché sei un Salvatore potente. Io, oh Gesù, voglio mettere tutto dietro di te. Voglio innalzare il tuo nome nella mia vita. Ascoltare la tua voce che è quella del buon pastore. Voglio seguirti senza voltarmi a destra o a sinistra, senza distrarmi, senza preoccuparmi o scoraggiarmi, perché tu pensi a me, tu hai nelle tue mani la mia vita e io mi affido a te, tesoro mio prezioso. A te sia sempre l'onore e la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Quindi, cari amici, vi offro lo slogan di oggi: seguire Gesù è la cosa più bella. Che il giorno di oggi possa ruotare attorno a Lui e in noi viene la gioia, perché abbiamo messo tutto il resto, le nostre preoccupazioni dietro a Lui e lo seguiamo e lo innalziamo nella nostra vita. Amen. Carissimi, vi dono qualche altro vostro ringraziamento e testimonianza di questi commenti al Vangelo. Grazie, Padre Luca. E da poco che la conosco, sono contenta di ascoltarla perché la parola di Gesù commentata da lei è semplice e viene ruminata fino ad arrivare nel profondo del mio cuore. Grazie, Signore, Caterina. Grazie a te che ci segui, Caterina, che il Signore ti benedica. Posso testimoniare che da poco tempo vi seguo, ma siete una pillola spirituale mattutina pazzesca. Grazie per questo servizio che trovo molto prezioso. In questo tempo di vacanza è una perla da meditare. Felice di avervi incontrato sul mio cammino. Tiziana. Grazie Tiziana per questa testimonianza, perché davvero il tempo di vacanza è un tempo in cui noi ci riposiamo con la parola di Dio, insieme anche al relax fisico, ma è la sua parola che mette pace nei nostri cuori e anche nel nostro corpo. Grazie a tutti che mi avete accolto, ci vediamo domani, ciao! Oggi siamo in costa per viaggiare, per viaggiare. Andiamo lontano, seguiamo la luce che